Il Premier Renzi ha varato ieri sera, con una conferenza stampa molto seguita dai media, la nuova legge di stabilità per l'anno 2014-2015, un evento molto atteso perché da questa manovra di politica economica ci si aspetta una spinta per la ripresa economica del paese che oramai da molti anni tarda a venire. L'elemento di novità, non in assoluto, ma soprattutto rispetto agli ultimi 10 anni di manovre finanziarie, forse anche 20, dei governi italiani, è una apparente e sostanziale riduzione della tassazione sulle imprese, in questo caso, che segue e consolida il programma di riduzione delle tasse iniziato con il famoso bonus degli 80 euro. Questo elemento è dal punto di vista qualitativo e anche quantitativo di grande importanza perché dà un segnale molto forte alle imprese di riduzione del carico fiscale. Dobbiamo però capire che il problema dell'Italia è molto grande, molto strutturale. Il problema dell'economia italiana lo possiamo immaginare come la necessità di dover viaggiare tra Milano e Roma. E da un lato questa manovra finanziaria mette benzina nella macchina, perché appunto riduce in maniera sostanziale le tasse, con coperture di riduzione di spesa, sostanziali, ma il grande problema dell'Italia è avere la strada su cui questa macchina può viaggiare. E su questo ancora il paese, e quindi il governo, deve fare passi sostanziali in avanti. Possiamo mettere benzina nella macchina, come con questa manovra, ma questa macchina deve avere lo spazio di poter viaggiare su questa strada per raggiungere l'obiettivo che è molto lontano. E qui stanno un po' i dubbi ancora sul processo di riforme e di politica economica, le famose riforme strutturali che hanno a che fare con il mercato del lavoro e hanno a che fare soprattutto con i risparmi di spesa strutturali, permanenti, che ci possiamo aspettare dai progetti, da due essenziali, essenzialmente due grandi progetti. Il progetto di riforma della burocrazia, perché questo servirà soprattutto a sbloccare gli incentivi delle imprese per assumere nuovi lavoratori, e il progetto di riforma della giustizia. Se da questi progetti più strutturali riusciremo ad avere sostanziali e duraturi risparmi di spesa, allora i passi in avanti saranno più importanti e sostanziali.